Amici di Chioggia Azzurra, buongiorno e bentrovati all'appuntamento meteo anche di questo mercoledì. Dunque, la goccia fredda che ci ha interessato abbondantemente ieri si sta lentamente esaurendo e spostandosi verso il sud Italia, lasciando quindi il campo a qualche schiarita, anche se ancora non si vedono, ma sicuramente un abbandono di quella ventilazione da nord molto forte che tanti problemi ha causato ieri. Quello che il risultato di questo passaggio perturbato è stato una piovosità abbondante, abbiamo toccato quasi 70 mm per metro quadro, un rinforzo ottimale del vento che ha abbassato anche la temperatura dell'acqua marina, naturalmente dando i connotati più che autunnali e lasciando naturalmente quindi un cambiamento stagionale che tanto avevamo previsto nei giorni precedenti. La situazione come evolverà? Evolverà naturalmente in una giornata che sarà nuvolosa nella mattinata, qualche siete nel pomeriggio, temperature massime che sono in leggera ripresa e si porteranno tra i 13 e i 14 gradi e temperature minime che in nottata saranno un pochino più fresche visto l'abbassamento e i cieli sereni. Attenzione perché da questa sera e questa notte un ulteriore passaggio perturbato da ovest tenterà di inserirsi ancora in questo contesto depressionario, dando luogo in nottata e probabilmente anche forse in mattinata di domani qualche piovasco, qualche pioggia anche sulle coste venete. Quindi anche domani la giornata non sarà delle migliori. Molto probabilmente le due giornate migliori saranno sostanzialmente venerdì e sabato, quando un livellamento, diciamo, pressorio temporaneo si farà strada da ovest, quindi dando una sensazione più di stabilità. Attenzione però, perché probabilmente, quindi mettiamoci ancora le pinze, da domenica sera una colata di aria artica che viene richiamata da questo nocciolo freddo posizionato verso l'Albania richiamerà forti correnti artiche verso di noi, dando luogo poi a un veloce peggioramento tra domenica notte e lunedì, dove però vedremo un sostanziale aumento di venti tramontane e quindi anche situazioni molto di freddo, ma ne riparleremo con calma alla volta di sabato. Nel frattempo godiamoci questo breve spiraglio di stabilità, diciamo, chiamiamo stabilità, ci sentiamo domani. Ciao a tutti.